Nuovi incontri, nuove visioni, nuove opportunità. Con i suoi 8.500 visitatori in soli 3 giorni e 150 espositori provenienti da tutta Italia e dal mondo, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si conferma come la più grande kermesse dedicata al turismo archeologico. Incastonata in un contesto di assoluto fascino come i templi di Paestum, dove è stata presentata la rivista di turismo e cultura del Mediterraneo Spiagge, dedicata ai siti archeologici delle città di Cavallino, Mesagne, Muro Leccese, Poggiardo, Porto Cesareo e Tor Chiarolo. Tutte città fondate dai Messapi, il popolo della terra dei due mari, che viveva nel Salento prima della conquista dei Romani. Grande successo hanno riscosso la rete dei musei presentata dalla Regione Puglia e la Dodecapoli delle città messapiche, che nel corso di una conferenza stampa convegno organizzato dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, hanno presentato un itinerario ricco e quanto mai affascinante, che ha attratto giornalisti di settore e tour operator. La Puglia si mette in rete con i suoi gioielli. Cosa avete presentato oggi alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum? Oggi abbiamo presentato la nostra rete, che è formata da 140 musei, grazie ai quali siamo riusciti a fare tre reti, quella del Salento, quella dell'Alta Puglia e quella di Bari. Finalmente siamo riusciti in un processo faticoso, lungo, ma che ha fatto sì che competenze e professionalità si potessero mettere insieme, proprio per aiutare quei piccoli musei ad emergere e a fare in modo che potessero avere quelle informazioni utili anche per avere uno stesso linguaggio e per poter partecipare tutti quanti insieme anche dei bandi. Questo era necessario anche perché adesso la rete regionale avrà un collegamento diretto con la rete nazionale dei musei e che quindi aiuterà ancora di più a far emergere quelle che sono le nostre eccellenze, il nostro patrimonio culturale materiale e immateriale. Grazie. Sindaco, ci credete tanto? Siete qui alla BMTA per promuovere le bellezze di Poggiardo e Vaste. Cosa c'è da fare da voi? Da noi c'è da fare le visite guidate, abbiamo ripreso il sistema di visita a tutto il sistema museale di Vaste Poggiardo, abbiamo un accordo con un sistema di guide che ci garantisce la visita ai principali beni archeologici e culturali della nostra città. E quindi siamo sul pezzo ed era importante per noi essere qui per presentare il nostro prodotto turistico-culturale. E per capire anche in che direzione si sta muovendo il resto del territorio, soprattutto in un'ottica di cooperazione nello stand della Regione Puglia. L'itinerario delle città messapiche affascina, ci sentiamo degli antichi viaggiatori che girano per tutto il mondo antico, bisogna fare sistema, è giusto? Eh sì, perché abbiamo un unico, i messapi li troviamo solo nella nostra regione, nel Basso, nel Salento, e quindi dobbiamo fare rete assolutamente con tutti i comuni. Oggi siamo qui insieme al comune di Muro, agli altri comuni della rete delle città messapiche, è il punto di partenza di un percorso che deve riprendere, assolutamente ci deve vedere lavorare tutti insieme per promuovere il nostro sistema culturale. Grazie. Eccoci a Paestum, alla Borsa del Turismo Archeologico, per presentare la bellissima Muro Leccese. Che cosa c'è da vedere nella vostra città? Muro c'è tanto da vedere, dal parco archeologico, dal museo di Borgoterra, che sia medievale che messapico, tante chiese, fra tutte quella di Santa Marina, che contiene il primo ciclo nicolaiano, e poi anche le due chiese, una di fronte all'altra in piazza, il Palazzo del Principe, il convento dei Domenicani, insomma la chiesa del Santo Spirito, l'abbiamo tanto da vedere. Quindi l'archeologia è solo un punto di partenza, ma ci credete tanto? Assolutamente sì, fa parte delle nostre origini. Chi viene a Muro parte dai Messapi e arriva sino ai giorni nostri, passando per il Medioevo. Quindi abbiamo sicuramente tanto da far vedere a chi viene a trovarci nella nostra bellissima città. Grazie. Grazie a voi.
Plaude all'intraprendenza dei sindaci delle città messapiche l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane. Archeologico, ma abbiamo tante carte da giocarci, vero? Sì, la Puglia conferma la sua presenza qui a Pestum, una fiera per noi importante non solo per mettere in evidenza il nostro patrimonio storico, artistico e archeologico, come in questo caso, ma perché la nostra strategia si sta appoggiando sempre di più su prodotti turistici che intorno al tema cultura, intorno al tema valorizzazione delle nostre ricchezze storiche e archeologiche, può costruire un'alternativa anche nei mesi, diciamo, nei cosiddetti mesi spalla, cercando di differenziare sempre di più l'offerta e di potenziarla, e soprattutto aprendosi a, diciamo, nuovi flussi che possono essere sia nazionali che internazionali, che ci permetteranno di avere ancora di più una spinta nel prossimo futuro. Domani arriveranno i sindaci, stiamo ricostituendo la Lega delle città messapiche, puntiamo sulla nostra storia per presentare un turismo, un itinerario turistico vasto e quanto mai ricco di cultura e di tante cose belle. Sì, la valenza è duplice, sia perché mettiamo al centro, diciamo, della proposta dei sindaci questa, diciamo, valorizzazione culturale, sia perché il fatto di far rete è davvero la chiave di lettura con cui dobbiamo interpretare le cose del prossimo futuro nella nostra industria turistica, per cui il progetto sono sicuro porterà degli sviluppi e delle ricadute assolutamente importanti per la Puglia. Grazie assessore, e insieme adesso dobbiamo andare a trovare gli amici di Albatros che stanno curando il turismo accessibile, quindi la Puglia dell'accessibilità, aperta a tutti, proprio a tutti. Assolutamente, il progetto è un progetto assolutamente interessante per la Puglia, è uno dei tanti progetti che stiamo facendo in termini di accessibilità per fare in modo che la Puglia sia davvero davvero aperta, inclusiva e si faccia scoprire davvero da tutti. Dai, andiamoli a trovare insieme, loro non sanno la forza del turismo archeologico di Pestum, e scopriamo veramente qualcosa di incredibile, l'archeologia subacquea per non vedenti. Quando nasce questo progetto e perché? Allora, il progetto di Albatros, progetto Paolo Pinto dell'archeologia, nasce nel 2022, sì, in quanto archeologia, però la didattica Albatros nasce nel 2006. Ma che cosa fate in pratica? Cioè, come funziona? Per quanto riguarda l'archeologia? Sì. Noi non vedenti già abilitati con brevetti avanzati, perché la didattica prevede il fatto che si possano, diciamo, fare tutti i brevetti che normalmente si fanno nella subacquea, quindi siamo stati sei non vedenti, abbiamo partecipato a questo corso pilota nel quale abbiamo imparato le tecniche degli archeologi subacquei, e quindi si può vedere qui sui pannelli alle, sì, spalle come abbiamo imparato dapprima a secco con, sì, istruttori abilitati, appunto archeologi subacquei. Dapprima abbiamo imparato a secco a fare tutte le cose che poi abbiamo applicato sott'acqua, quindi abbiamo imparato a montare il reticolato che poi abbiamo, sì, montato sott'acqua, a utilizzare la sorbona che è una sorta di aspirapolvere subacqueo che serve a liberare i reperti sott'acqua, quindi diciamo a liberarli quanto più possibile per poi poterli, insomma, tirar su. Abbiamo imparato a usare anche il pallone di sollevamento, mm-hmm, per tirar su, diciamo, oggetti più pesanti, e niente, tutto è svolto con istruttori abilitati, quindi istruttori che sono abilitati ad accompagnare, o anche guide abilitate ad accompagnare già i non vedenti sott'acqua, e che hanno in più la specificità di essere anche a conoscenza dell'archeologia subacquea. Ma quali sono le emozioni che si provano? Che cosa vi spinge ad immergervi in acqua? Allora, le emozioni che ci spingono a immergerci sott'acqua sono tantissime, riferite proprio all'archeologia, è proprio la voglia di
toccare con mano, scoprire quello che è il mondo storico, perché insomma se parliamo di archeologia parliamo di storia. E in Puglia quali sono i siti più interessanti dove voi andate a toccare anfore romane? Allora, noi ci siamo immersi nel Tarantino, abbiamo fatto il corso, quindi abbiamo potuto, diciamo, in tutta quell'area tarantina toccare i reperti sia veri che appositamente creati sott'acqua, e poi abbiamo fatto immersioni anche ad Ignazia. Poi c'è un nostro istruttore, Giampaolo Colucci, che è il co-ideatore di questo, della didattica dell'archeologia subacquea. Esiste un sito oppure un numero di telefono che si può fare per mettersi in contatto con voi di Albatros? C'è un sito, Albatros Progetto Paolo Pinto, è il nostro sito sul quale si può appunto attingere tutte le notizie. Mi perdoni, io non le avevo ancora chiesto il nome. Ah, io sono Elisabetta Franco. Elisabetta Franco, sì. Quindi archeologa subacquea? Sì. Dai, che bello, grazie. Grazie a te. Lei è un'insegnante, molto contenta, viene da Salerno. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi. Barbara, che cosa presenterà oggi la vostra associazione qui alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico? Allora, presenteremo dei progetti attualmente in corso su alcuni musei che fanno parte della rete della regione Puglia, e sono tre progetti che propongono un modello di welfare culturale creati per diversi target: Viva per gli over 50, Swap Museum per il target dei ragazzi dai 15 ai 26 anni, e due progetti che sono appena partiti sul Museo della Ceramica di Mitrofiano, finanziati dalla Regione Puglia e dal MIT, quindi il Ministero. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di creare un modello di welfare culturale che possa generare benessere coinvolgendo i diversi target in attività di coproduzione di contenuti, arricchendo così il patrimonio culturale, perché ci ispiriamo alle indicazioni della Convenzione di Faro. Bene, grazie. Grazie a voi.